Abbiamo registrato quest'anno minori ricavi perché ci sono stati 400.000 metri cubi di acqua in meno venduta. Questo soprattutto per le utenze non domestiche, per le utenze diciamo industriali, pubbliche o comunque artigianali eccetera, riteniamo probabilmente oltre che per la crisi idrica, soprattutto anche per il Covid che ha chiuso degli esercizi, ha bloccato delle attività, le stesse scuole, eccetera, per cui questo fattore di minor ricavo e maggiori costi dovuti alla crisi idrica prevalentemente, sappiate che noi dal 2017 a oggi abbiamo speso 11 milioni e mezzo per fronteggiare la crisi idrica, non è che parliamo di pochi spiccioli, parliamo di una somma rilevante che ha inciso quindi nei costi, quindi abbiamo avuto maggiori costi prevalentemente di energia elettrica, di carburante e altra, l'altra voce in crescita è stato proprio lo smaltimento fanghi, per cui questo aumento diciamo di costi ha determinato un utile che ribadisco anche qui contro le visioni ideologiche, l'ARERA ha fatto un metodo tariffario che si chiama full cost recovery, cioè la tariffa che i cittadini pagano ripaga esclusivamente i costi sostenuti dall'azienda, quindi gli utili non sono strumento di lucro, sono fatti tecnici che consentono semplicemente all'azienda di potersi ripagare gli investimenti dell'anno successivo o i debiti già contratti, e noi abbiamo una significativa quantità di mutui contratti da quando è partita diciamo, la gestione del servizio idrico a oggi, cioè parliamo di 122 milioni investiti nel tempo, di cui dobbiamo ancora pagare capitale per 98 milioni. E a fronte di tutto questo l'azienda però è riuscita non solo quindi a uscire dalla crisi economica del 2009 trovando comunque 60 milioni, 55 da Mutipay e altri 14 da banche locali a tassi di favore in un momento di difficoltà enorme sul piano finanziario, ma siamo stati anche in grado di portare nel territorio negli ultimi anni 52 milioni e mezzo di finanziamenti a fondo perduto, quelli di cui parlava anche il Presidente, già erogati, già firmati i contratti per i 27 milioni dell'acquedotto di Pescara, per i 6 milioni della progettazione della interconnessione, e speriamo di portare a casa anche qualcosa da recovery fund, quindi voglio dire un'attività importante anche sotto certi aspetti. Oggi è uscito un articolo a pagina 21 del Sole 24 Ore estremamente interessante sull'idrico, e per esempio un dato che mi colpiva è che la media nazionale degli investimenti annui che si fanno nel territorio italiano sono 44 euro ad abitante. Ecco, la media della CIP è 65 euro ad abitante di investimento. Noi stiamo infrastrutturando, abbiamo infrastrutturato molto, e quindi abbiamo dato un senso all'acqua pubblica, cioè abbiamo dato maggiori servizi.